Bene, cari amici, parliamo oggi di Empedocle, l'ennesimo filosofo della nostra lista dei presofisti. Abbiamo qui la mia tenera gattona Sophie, che ci dà la sua buona fortuna, vero? Ci augura buona fortuna. Sophie se ne vuole andare perché sta giocando con ben due gatte con cui ha socializzato, ha fatto amicizia, quindi la lasciamo, stai buona Sophie, la lasciamo andare e parliamo di Empedocle. Abbiamo visto che dopo l'eleatismo, dopo Parmenide e Zenone, si affacciano sulla scena tre filosofi. Abbiamo già accennato il nucleo comune del loro pensiero. Tre filosofi che vengono chiamati pluralisti. Il primo che affrontiamo, forse anche il più semplice dei tre, almeno dal punto di vista della sua dottrina naturalistica, è Empedocle. Empedocle di Agrigento, quindi siamo ancora in un ambiente dorico, in un ambiente italico, le ricche colonie greche della Sicilia. Empedocle di Agrigento, abbiamo già visto che gli altri due saranno Anassagora e Democrito, d'accordo? Abbiamo già visto qual è il modo con cui i pluralisti cercano di rispondere alle difficoltà poste dall'eleatismo. L'essere eleatico, ancor più che Melisso e con Zenone, ancor più rispetto al maestro Parmenide, l'essere eleatico si presenta come qualcosa di unico, di unitario, di immobile, eterno, sempre uguale a se stesso, che nega la molteplicità, nega la divisibilità, impedisce di pensare al divenire, alle trasformazioni, ai processi di mutamento. E allora i filosofi come rispondono alla filosofia dell'essere eleatico? Vogliono salvare i fenomeni, sozzein ta phainomena, veniva detto all'epoca. Perché la filosofia di Parmenide, soprattutto quella versione della filosofia di Parmenide portata alle estreme conseguenze da Melisso e Zenone, sembrava negare ovviamente la possibilità stessa dei fenomeni. Abbiamo già accennato alla fine della scorsa lezione, come impostano la questione i pluralisti, d'accordo? Lo stesso Melisso aveva detto: se vi fossero tanti esseri, cosa che Melisso non credeva, l'essere è unico, se vi fossero tanti esseri, dovrebbero essere ognuno come l'essere di Parmenide. Ora, questa frase di Melisso, che ovviamente Melisso pone lì solo come un paradosso, cioè non possono esistere tanti esseri, ognuno dei quali è simile alle caratteristiche simili all'essere parmenideo, invece i pluralisti la prendono per buona. I pluralisti accettano, attenzione, dalla filosofia eleatica l'idea che non ci si possa trasformare davvero da una cosa in una cosa completamente diversa. A non si può trasformare in B. Questo loro lo accettano dalla filosofia parmenidea, dalla filosofia eleatica. Secondo loro bisogna tenere buono almeno questo principio, accettare questa dimostrazione da parte della filosofia eleatica. Non è possibile che qualcosa si trasformi in qualcosa d'altro, perché questo implica che vi sia il nulla all'interno di questa trasformazione. Il nulla non esiste, questi pluralisti, il primo dei quali appunto che vediamo è Empedocle, il nulla non esiste, su questo sono d'accordo con Parmenide, e quindi non può esistere alcuna trasformazione che implichi in sé il nulla, in cui il nulla si inserisca. Quindi una cosa A, un ente A, non può trasformarsi veramente in un ente B, d'accordo? Non è più possibile per i pluralisti pensare a un archè
a un principio di tutto come l'acqua, l'aria, no? Come hanno pensato i primissimi filosofi, che poi si trasforma in elementi semplici, in elementi fondamentali che sono differenti dall'acqua o dall'aria. No, questo tipo di trasformazione non è più possibile. E allora le trasformazioni possono essere spiegate, come fa Empedocle, come fa Anassagora, come fa Democrito, malgrado ognuno di loro abbia una filosofia differente dall'altro, le trasformazioni possono essere spiegate come trasformazioni apparenti. Cioè loro dicono, Empedocle dice, esistono tanti esseri, capite, ognuno dei quali ha delle caratteristiche simili a quello di Parmenide. Ognuno di questi esseri è ingenerato, è imperituro, cioè capite, non subisce alcun tipo di trasformazione. Ognuno di questi esseri è immutabile, eterno, sempre uguale a se stesso, è pieno di essere. Non può avere increspature, non può avere crepe al suo interno perché esse sarebbero rappresentate dal nulla, è indivisibile, ok? Cioè è immutabile, eterno, è sempre uguale a se stesso, ognuno di questi esseri, come l'essere Parmenideo. Quindi l'essere o i tanti esseri che dice Empedocle esistono, non possono davvero trasformarsi l'uno nell'altro, d'accordo? Solo che questo invece bisogna. Su questo bisogna allontanarsi da Parmenide, solo che non si tratta di un unico essere, come Parmenide ha detto, sono tanti e si muovono. Quindi, i due divieti eleatici fondamentali, la negazione della pluralità, della molteplicità, della divisibilità e l'altro divieto, il divieto eleatico del movimento, sono trasgrediti, sono violati. Però alcune caratteristiche dell'essere eleatico, l'immutabilità, la persistenza eterna, sempre uguale a se stesso dell'essere, l'indivisibilità dell'essere, allora quelle cose sì esistono, però sono tanti esseri e si muovono a differenza di quello che dice Parmenide. Capite? Si spiega perché questi tanti esseri possono essere considerati parte di un unico essere, di un uno tutto, e in fondo Empedocle e gli altri non sono d'accordo su Parmenide su questo punto, cioè sul fatto che non possono esistere altri esseri con le stesse caratteristiche dell'essere Parmenideo. L'essere B rispetto all'essere A non è il nulla, dice Empedocle, dice Anassagora, dice Democrito. L'essere A rispetto all'essere B è un altro essere, d'accordo? È un altro essere e quindi è possibile. Quindi le trasformazioni, capite, sono apparenti perché consistono nel mettersi insieme, nell'avvicinarsi oppure nell'allontanarsi, oppure nel mettersi insieme in differenti combinazioni, regioni dello spazio di ciascuno di questi esseri che però ognuno di essi è assolutamente immutabile, d'accordo? Quindi le trasformazioni vengono spiegate con trasformazioni apparenti dovute a differenti combinazioni, mettersi insieme, allontanarsi, riavvicinarsi, ricombinarsi in vari modi di tanti esseri, di tanti enti, ognuno dei quali però è immutabile, eterno, pieno di essere, indivisibile, sempre uguale a se stesso, inscalfibile, esattamente come l'essere Parmenideo. Veniamo poi alla soluzione trovata da Empedocle. Empedocle dice che al posto dell'essere Parmenideo vi sono quattro esseri, quattro enti, che in qualche modo possono essere accomunati nel dare un uno tutto simile all'essere Parmenideo. Infatti lui li chiama quattro radici dell'essere. Le quattro radici dell'essere sono quattro enti diversi, le quattro radici messe insieme danno qualcosa di del tutto simile all'essere Parmenideo. Le quattro radici, rizomata, rizomata, rizomata. In greco, radici. Queste quattro radici corrispondono agli elementi della tradizione: terra,
acqua, fuoco, aria, d'accordo? Gli elementi che utilizzavano anche i primi presofisti che abbiamo visto, solo che sono quattro, non sono uno come nell'essere Parmenideo, però ciascuno di questi quattro ha le stesse caratteristiche, non certo che non si muove, non certo questo, non certo questo, ma ha le stesse caratteristiche dell'essere Parmenideo, non certo che non si muova, non certo che sia unico perché sono quattro, quindi l'essere è plurale. Però ognuna di queste quattro radici, capite, di questi quattro esseri è immutabile, è sempre uguale a se stesso. Attenzione, è immutabile dal punto di vista delle qualità. Attenzione, dal punto di vista qualitativo. Sono differenziati questi quattro esseri da un punto di vista qualitativo. Per qualità si intende le caratteristiche, le qualità sensibili. Per esempio, la terra sarà fredda e secca, mentre invece l'acqua sarà umida, d'accordo? Sarà fredda e umida, ok? Il fuoco sarà caldo, sarà caldo e secco, d'accordo? Sulla base di non più di un paio, di poche coppie di contrari fondamentali come caldo, freddo, secco, umido, si caratterizzano le differenti qualità di questi quattro esseri, di queste quattro radici dell'essere, che possono appunto mischiarsi tra di loro, adesso lo vedremo, mescolarsi senza essere omogenee, perché anche se non c'è un divisore tra loro, attenzione, il divisore sarebbe uno spazio vuoto, Empedocle, come Parmenide, non ammette l'esistenza del vuoto, che sarebbe il non essere, possono però in qualche modo intrecciarsi tra loro, giustapporsi tra loro queste quattro radici dell'essere perché mantengono inalterate le loro qualità, d'accordo? Quindi la terra, l'acqua, il fuoco, l'aria si mescolano tra loro in varie proporzioni, dando vari rapporti, adesso lo vedremo, però si mescolano un po' come l'acqua e l'olio, capite? Si mescolano tra loro, però restando ognuno separato dall'altro, e ciò che più conta, mantenendo sempre inalterate le stesse qualità. L'acqua sarà sempre fredda e umida anche all'interno della terra, sopra la terra, gettata sul fuoco, circondata di aria. L'acqua resterà sempre fredda e umida con certe qualità sensibili, così come avverrà con gli altri tre elementi, d'accordo? E quindi come fanno questi elementi a costituire il divenire, il mutamento, le trasformazioni? È facile, si compongono tra di loro secondo differenti rapporti, noi diremo differenti proporzioni, differenti percentuali. Per esempio, dice Empedocle, le ossa sono costituite da quattro parti di fuoco, due parti di aria e due parti di acqua. D'accordo? Messe insieme in queste proporzioni quantitative, le quattro radici, vedete che qui ne manca una, non per forza devono essere tutti e quattro a mescolarsi, le quattro radici danno luogo alle ossa, cioè le ossa sono un ente in cui è presente il 50% di fuoco, il 25% di aria, il 25% di acqua, ok? Messi questi tre dei quattro elementi in queste percentuali, facendo proprio il dosaggio esatto, noi abbiamo le ossa, chiaro? Tutti gli altri enti sono composti, anche l'essere umano, ok? Anche addirittura il pensiero, la coscienza umana, sembrerebbe una teoria materialistica, sono composti di questi stessi elementi, capite? Gli elementi si caratterizzano, si differenziano tra loro perché? Perché cambia anche solo leggermente la percentuale con cui
uno, due, tre o quattro di queste radici dell'essere entrano all'interno di ogni elemento. Immaginiamo che, non lo so, al posto di 50% fuoco ci sia 49% fuoco, d'accordo? E 24% aria, è soltanto un esempio campato in aria, cioè che, capite, all'interno cambiano leggermente i rapporti, le percentuali. Tra questi elementi va via una piccola percentuale di fuoco e al suo posto entra un 1%, d'accordo? E ho sbagliato, allora l'esempio va via un 1% di fuoco dal 50 al 49, diminuisce per cento, entra un 1% di aria dal 25 al 26% aria, e allora questo non sarà più ossa, saranno per esempio, non so, cartilagini, d'accordo? È giusto un esempio così campato in aria. Al variare di una percentuale anche piccola, di rapporti tra i vari elementi cambia proprio l'ente. Quindi capite, quando un ente A si trasforma in un ente B, non è vero che l'ente A realmente trasforma se stesso in qualcosa di diverso. La trasformazione è apparente, perché la trasformazione sta nel fatto che l'ente A, capite, ha un insieme di rapporti, di percentuali tra i quattro elementi che è diverso dall'ente B. Quindi la trasformazione è apparente, perché non c'è mai fuoco che si trasforma in aria, aria che si trasforma in fuoco, capite? La trasformazione di ciò che è macroscopico, di ciò che è visibile, consiste in una trasformazione apparente, che abbiamo visto, va via una parte di fuoco e entra al suo posto l'1% di aria. Ma il fuoco non si trasforma in aria, capite? Il fuoco non è che l'1% di fuoco si trasforma nell'1% di aria. L'1% di fuoco esce da questo composto, entra un 1% di aria. Nessuno di questi elementi si trasforma in uno degli altri perché, attenzione, da un punto di vista qualitativo, restano sempre uguali. Quindi capite, a seconda del ricombinarsi in differenti percentuali, noi abbiamo tutti gli enti, compreso il corpo umano, compreso anche il pensiero umano. Noi tutti gli enti sono fatti, sono costituiti da questi quattro elementi. Anche l'essere umano, anche il pensiero, la coscienza umana, la mente umana è fatta degli stessi materiali con cui sono fatti tutti gli enti, tutti gli esseri della natura. Spero che sia chiaro. Allora voi potreste dirmi, professore, ma non è proprio vero che restano sempre uguali questi elementi, no? Perché ovviamente per poter entrare e uscire anche in piccola percentuale da ogni ente, questi quattro elementi si devono dividere, no? Si devono dividere, e lei ha detto che invece sono indivisibili. Per esempio, se noi abbiamo l'acqua in una caraffa, l'acqua è unitaria all'interno della caraffa, possiamo dividerla versando l'acqua della caraffa in 10 diversi bicchieri. Quindi da una sola massa d'acqua all'interno della brocca avremo 10 diverse masse d'acqua all'interno dei 10 diversi bicchieri. Ma come vi ho già detto, questa divisione è soltanto una divisione quantitativa. Voi direte, vabbè, ma è comunque una divisione. Lei ci ha detto che invece questi quattro elementi sono indivisibili, quantitativa. Ma io ho detto che l'unica vera divisione, secondo Empedocle, è la divisione qualitativa. Cioè, da un punto di vista quantitativo, questi quattro elementi si possono dividere al loro interno, anzi, si devono dividere al loro interno, altrimenti come farebbero a entrare e uscire in diversi rapporti per costituire o sfaldare o tramutare o trasformare ogni ente? Si dividono quantitativamente, ma per questo Empedocle dice
capisce che questo non è un problema perché restano inalterati come qualità. Cioè la vera divisibilità sarebbe l'alterazione delle qualità. Siccome l'acqua nella brocca ha delle caratteristiche qualitative, un certo colore, una certa trasparenza, una certa umidità, quelle stesse caratteristiche sono identiche nella brocca o quando si divide l'acqua quantitativamente in 10 bicchieri diversi, ok? Si divide quantitativamente, però dal punto di vista delle qualità, quell'acqua resta inalterata, mantiene sempre le stesse qualità. Questo basta ad Empedocle per dire ogni ente dei quattro, ogni radice dell'essere è come l'essere Parmenideo, cioè non si divide, non si trasforma perché non cambia le proprie qualità, si divide quantitativamente in parti, ma quella non è una vera divisione, non è un vero mutamento secondo Empedocle. L'importante è che le qualità di ciascuno restino le stesse, capite? E allora, a seconda delle differenti percentuali dei rapporti di ciascuno con cui si mettono insieme ciascuno di questi quattro elementi, si ha un ente. L'ente si trasforma in un altro ente non perché gli elementi si trasformino in altri elementi, ma perché una percentuale di uno, due elementi, di tre elementi fuoriescono dall'ente e vengono sostituiti da qualcos'altro, d'accordo? Quindi questo è, per esempio, quando io sono piccolo, ho un orecchio piccolo. Quando io cresco, l'orecchio diventa più grande. Questo non avviene perché l'orecchio davvero ha avuto un processo di accrescimento, ok? Ma perché da fuori di me, dal mondo esterno, dall'esterno, sono penetrati nel mio corpo, d'accordo, altre una percentuale maggiore di elementi che caratterizzano un orecchio più grande. Quindi un ricombinarsi a seconda di varie percentuali. Così si giustifica la nascita, la morte, la trasformazione, ogni tipo di mutamento. Quindi diciamo che è anche abbastanza facile questo. Fate attenzione, il mettersi insieme dei quattro elementi a differenti rapporti e lo staccarsi, l'allontanarsi di questi quattro elementi in differenti proporzioni non sembra avvenire a caso, ma in base ad una legge precisa. Infatti, Empedocle dice che oltre a questi elementi ne esistono di fatto altri due, che non sono propriamente degli elementi, però qualcuno potrebbe dire sì, esistono due strutture dell'universo, perché Empedocle parla anche dell'amore e dell'odio. L'amore e l'odio sono due forze, ok? L'amore tende a aggregare, come una forza di gravità, d'accordo? Tende a unire le quattro radici dell'essere, mentre l'odio tende a staccarle, ok? Tende a dividerle. Quindi abbiamo due forze contrarie, una di attrazione, l'amore, l'altra di repulsione, l'odio. In base ad un equilibrio dinamico, una tensione tra amore e odio, i quattro elementi in certe proporzioni si mettono insieme, poi si staccano, poi si rimettono insieme in altre proporzioni e così via. Quindi il mutare delle cose, il divenire, vi ho spiegato insomma come avviene, come differenti combinazioni quantitative di questi quattro elementi, non accade in maniera casuale, ma in base a delle forze che possono essere considerate anche forze che in qualche modo rappresentano una divinità, rappresentano un senso, rappresentano una giustizia, no? Come l'archè dei presocratici. Amore e odio, però attenzione, Empedocle dice che amore e odio sono corporei, cioè non sono forze incorporee, spirituali o qualcosa del genere, sono anch'essi amore e odio. Scusate, corporei come i quattro elementi. Quindi si potrebbe dire che esistono sei strutture nell'universo, però quattro di queste strutture, gli elementi aria, acqua, terra e fuoco, sono passivi, ok? Non si muovono da soli, non si attaccano o si staccano da soli, non hanno energie, non hanno forze al loro interno, sono puramente passivi.
Quindi non ci sarebbe nessun divenire se non ci fosse qualcosa che li muovesse, mettesse insieme e staccasse, ok? Quindi i fenomeni avvengono il ricombinarsi o staccarsi dei quattro elementi perché l'amore e l'odio li fanno mettere insieme l'amore oppure staccarsi l'odio, capite? Quindi una precisa regola. L'azione alternata di amore e odio spiega anche la nascita e il collasso, la nascita e la morte dell'universo in maniera ciclica, ricordate come i pensatori precedenti. Funziona così. Immaginiamo che si faccia, cioè, è una cosa che ovviamente che va, è un ciclo, non c'è un punto di inizio di questo ciclo. Immaginiamo convenzionalmente di partire da una situazione dove c'è lo sfero. Ok? Il nostro universo non esiste quando c'è lo sfero, perché, attenzione, dove c'è lo sfero c'è soltanto amore. Ok? Diciamo che qui all'estremità di questo ciclo c'è soltanto amore. Diciamo che qui in questo punto c'è 100% amore e 0% odio, d'accordo? 0%, c'è 100% amore e 0% odio. In questo caso l'universo non può esistere perché il nostro universo esiste quando c'è un'uguale potenza o forza dell'odio e un'uguale potenza dell'amore. Capite? L'amore attacca con una potenza del tutto analoga a quella con cui l'odio stacca, disgrega. Quindi qui non c'è il nostro universo, le trasformazioni, il mutamento, perché c'è solo amore, quindi c'è lo sfero, capite? Essendoci solo amore e niente di odio, succede che i quattro elementi siano attaccati l'uno all'altro in maniera impossibile in maniera da non poter avere alcun tipo di separazione. No? Immaginate i quattro elementi uno sull'altro, proprio schiacciati l'uno sull'altro con una gravità, come se ci fosse una gravità fortissima in cui tutto è schiacciato e lo schiacciamento, l'attrazione dei quattro elementi tra di loro è talmente forte da formare uno sfero, una cosa compatta, unita, schiacciata, for così fortissimamente unita da non permettere nessun tipo di movimento, nessun tipo di distaccamento. Quindi qui non ci sono i fenomeni, c'è soltanto uno sfero, d'accordo, dove tutti gli elementi sono attaccati. C'è solo amore, non c'è odio, gli elementi sono costipati, sono costretti ad aderire l'uno con l'altro senza potersi in nessun punto staccare. Ovviamente è stato messo in relazione, è chiaro, lo sfero è stato messo in relazione con l'essere Parmenideo, sembrerebbe somigliare in qualche modo all'essere Parmenideo. Cosa succede? Inizia il ciclo, cioè inizia all'interno dello sfero a penetrare l'odio, cioè inizia a esserci l'età dell'odio, d'accordo? Da qui fino a qui, all'altro capo, c'è l'età dell'odio. L'odio penetra all'interno dello sfero e ben presto inizia, capite, a staccare, a sganciare tra di loro i quattro elementi, ok? Prima si sganciano poco, con difficoltà, diciamo che, capite, è proprio come un insieme di, capite, i vasi comunicanti, è come se qui, a questo punto avessimo 80% di amore e 30% d'odio e 20% d'odio. Qui andando avanti, nel senso della freccia, abbiamo 70% amore, 30% odio. Qui 60% amore, 40% odio. Avete capito? Man mano che si va avanti, l'amore che prima era l'unico costituente dello sfero mentre l'odio non c'era, l'amore pian piano diminuisce, tanto quanto l'odio aumenta penetrando all'interno dello sfero. Ah, nel punto centrale, vedete qui, di questo nostro cammino, noi avremo un equilibrio dinamico che dura ovviamente, è incostante, e dura per poco tempo, in cui ci sarà, capite, 50% di amore e 50% di odio. Spero di essere chiaro. L'amore, capite, si comincia così, poi l'amore pian piano scende.
tanto quanto l'odio sale, ok? A un certo punto si crea un equilibrio instabile, dinamico, un equilibrio che si crea, capite, soltanto quando vede, è così, poi si romperà perché fa così. Quindi soltanto in un breve momento del tempo ci sarà pari amore e pari odio. In questo breve momento, diciamo, dell'eternità cosmica si forma il nostro universo, perché il nostro universo ha bisogno del 50% di amore e del 50% di un uguale peso dell'amore e dell'odio. E quindi qui si forma il nostro universo. Poi ovviamente che succede però che l'odio, questo è tutta l'età dell'odio, l'odio aumenta diventando maggiore dell'amore. Qui avremo, no, 60 odio e 40 amore, 70 odio e 30 amore, 80 odio e 20 amore, 90 odio e 10 amore. Insomma, avete capite? Ah, avete capito? Alla fine, mentre prima c'era solo amore e niente odio, alla fine ci sarà soltanto odio. E qui, anche qui, siamo lontanissimi dal poter immaginare trasformazioni, mutamenti, nascita, morte, divenire, che sono caratteristiche del nostro universo, perché accadrà il contrario di quando c'era lo sfero, lì c'era solo amore, adesso c'è soltanto odio e quindi abbiamo l'epoca del caos, che è l'esatto opposto dello sfero. C'è soltanto odio e niente amore, 100% odio e 0% amore, significa che i quattro elementi non si avvicinano tra loro, non si combinano neanche per sbaglio, ok? Sono ognuno agglomerato tra di loro, tra sé, capite? E quindi il caos fa sì che l'odio abbia prevalso completamente e quindi c'è solo disgregazione, disunità e allontanamento, non c'è più nessun tipo di attrazione e di unificazione. Quindi ognuno dei quattro elementi, delle quattro radici dell'essere, sta a sé, non si avvicina agli altri tre e non si può in nessun modo avere delle combinazioni, ok? Poi, ovviamente, forse avete capito, succede la cosa opposta. Abbiamo l'età dell'amore, qui c'è 100% odio e 0% amore, poi l'amore, capite, pian piano aumenta mentre l'odio diminuisce. Vedete che qui a metà si verifica la stessa situazione che c'era nel punto corrispondente dell'altra metà del ciclo, cioè avremo anche qui 50% amore e 50% odio. Spero di essere stato chiaro. È un equilibrio dinamico che dura poco tempo. La differenza è che prima avevamo pa una pari parte di amore e una pari parti di amore e di odio perché l'odio stava crescendo e l'amore stava diminuendo, mentre invece qui abbiamo 50 e 50 perché l'odio sta diminuendo e l'amore sta crescendo, d'accordo? E quindi per la seconda volta nel ciclo si forma il nostro universo. Poi lo avete già capito, l'amore scaccerà completamente l'odio e si torna allo sfero dove c'è solo amore. E poi nasce un nuovo ciclo: dallo sfero si inserisce l'odio, ci sarà poi solo l'odio e il caos. Nel caos si inserisce l'amore e si arriverà di nuovo allo sfero e così via all'infinito, in una serie di cicli che non è mai iniziata e che non avrà mai fine, in un tempo appunto ciclico. All'interno, vedete, di ognuno di questi cicli, il nostro universo, con le trasformazioni, con il divenire, eccetera, si forma due volte, una durante l'età dell'odio, lo vedete, e l'altra durante l'età dell'amore. Però sono periodi brevi rispetto all'immensità di questo ciclo, soltanto in due leggermente brevi periodi, no? Rispetto a un tempo lunghissimo, si forma il nostro universo. Quindi questo, non so, è anche carino, è divertente, non lo so, è la cosmogonia, diciamo così, è la cosmogonia di Empedocle. Questi amore e odio sono delle entità divine per quanto corporee, sono come l'archè di Talete, di Anassimandro, di altri, come il fuoco di Eraclito, cioè sono degli elementi che portano ordine, che portano legge, che agiscono in base ad un senso di giustizia. Sembrerebbe di sì, quindi sembrerebbe che le cose non vadano a casaccio, ripeto.
L'odio e l'amore sono due forze che danno ordine, che danno in qualche modo senso a tutte le trasformazioni, anche alla nascita e alla fine dell'universo. Tuttavia, odio e amore sono materiali, quindi sembrerebbe che comunque la teoria, sia una teoria materialistica, d'accordo, quella di Empedocle, anche se non un materialismo meccanicistico abbandonato al principio di inerzia, abbandonato al determinismo oppure al caso, ok? Ci sono anche, peraltro, dei frammenti di Empedocle che ci fanno convenire che la visione di Empedocle sia materialistica. Empedocle, come qualcun altro che abbiamo visto, ricordate nelle passate video lezioni, sostiene che l'origine della vita, e anche della vita umana, ma in generale della vita, abbia seguito un principio evoluzionistico. Lui dice in un famoso frammento: sorgono varie specie di buoi o di altri animali. Alcuni hanno quattro braccia, altri hanno quattro occhi, altri hanno delle parti del corpo che sono sproporzionate, eccetera, e quindi scompaiono, non si riproducono. Quelle che invece riescono, diciamo casualmente, no, come Darwin, no, si danno tantissime diverse combinazioni a caso. Quelli che nascono con quattro occhi, con sei zampe, senza la bocca oppure senza le gambe, eccetera, scompaiono, mentre quelli che si adattano all'ambiente sopravvivono. Sembrerebbe davvero una visione, come dire, materialistica, no? Dell'origine della vita, dell'affermazione della vita, della selezione della specie. Tante specie nascono tantissime combinazioni diverse senza un finalismo interno, e alcune che riescono a sopravvivere, adattarsi all'ambiente, sopravvivono, le altre scompaiono. Un'anticipazione del darwinismo, della teoria evoluzionistica in biologia, come abbiamo già visto in qualche filosofo precedente, d'accordo? In generale, i presofisti, questi personaggi qua, non hanno una visione finalistica come quella di Aristotele, cioè vedono l'essere umano, ma in generale gli esseri viventi, come qualcosa che si origina, capite, da interazioni materiali. E anche l'essere umano in qualche modo viene casualmente alla luce all'interno di un ambiente ostile, d'accordo, a cui si deve adattare, a cui si deve adattare. Per esempio, in Aristotele sarà diversamente. L'uomo ha questi organi, questa conformazione, questa morfologia, perché la natura ha deciso appunto che lui sia, che esso sia un uomo, che questa specie sia un uomo con una certa finalità, con una certa definizione, con una certa destinazione d'uso e quindi anche con una forma, cioè una morfologia che esprime un fine che la natura intrinsecamente dà a ciascuna cosa. Invece, per quanto riguarda questi presofisti, sembrerebbe, d'accordo, ricordate altre teorie dell'origine della vita, che la vita nasce appunto, anche quella umana, in un ambiente ostile, in cui gli esseri non sono già formati in base al fine, in base alle funzioni che devono svolgere, si evolvono finché riescono ad adattarsi, a trovare insomma una funzione, un modo di sopravvivere. Quindi anche quest'idea della selezione delle specie, qui sopravvivono solo quelle che insomma del tutto casualmente si adattano all'ambiente, sembrerebbe indicare che Empedocle esprime una teoria veramente materialistica, d'accordo? Veramente materialistica, e questo potrebbe essere confermato anche dalla sua teoria della conoscenza. Lui dice: attenzione, che la conoscenza avviene per affinità, per similitudine, per somiglianza. Per lui il simile conosce il simile, d'accordo? Il simile conosce il simile. Quindi a livello di organi di senso nell'uomo, noi, attenzione, soltanto se abbiamo
una certa parte di, soltanto se abbiamo al nostro interno il fuoco, possiamo conoscere gli oggetti che hanno al loro interno il fuoco. Noi non conosceremo, non vedremo, non percepiremo sensorialmente e mentalmente gli oggetti che sono costituiti da almeno una parte di terra, se non fossimo anche noi costituiti di terra, capite? E quindi dov'è la sede del pensiero umano, della conoscenza umana? Secondo Empedocle, non è nel cervello, bensì è nel cuore. Il cuore è la sede del pensiero. Il cuore è costituito, attenzione, secondo Empedocle, è l'unico ente dell'universo che è costituito da uguale rapporto tra tutti i quattro elementi. Il pensiero umano, che ha sede nel cuore, viene visto materialisticamente come qualcosa di concreto, di materiale. Al pensiero umano, il cuore è costituito da 25% d'acqua, 25% d'aria, 25% terra, 25% fuoco, ok? Capite perché l'uomo è l'essere più intelligente di tutti? Non perché abbia un'anima spirituale che abbia qua, ah, non perché abbia, capite, qualcosa di diverso rispetto ai quattro elementi materiali. L'uomo è fatto degli stessi quattro elementi materiali, stessi quattro esseri, radici dell'essere, di cui sono composti tutti gli altri enti in natura. Semplicemente nell'uomo funzionano meglio, e l'uomo ha la coscienza, l'autocoscienza, la ragione. Semplicemente perché nell'uomo questi quattro elementi sono più equilibrati, cioè esistono tutti al massimo grado, d'accordo? Sono proporzionati una parte di acqua, una di aria, una di terra e una di fuoco, capite? In questo modo possono conoscere sia con i sensi, sia con la mente, perché il cuore appunto rappresenta l'organo da cui deriva il pensiero, tutti gli altri enti molto meglio rispetto, per esempio, agli animali, capite? La conoscenza avviene per affinità, per somiglianza. L'acqua conosce l'acqua, l'aria conosce l'aria e così via. Quindi, avendo come unico ente dell'universo un'egual misura nel proprio cuore, nel proprio pensiero, l'uomo, la stessa parte di acqua, di aria, terra e di fuoco, capite, conoscerà meglio di chiunque altro gli oggetti esterni, perché conosce adeguatamente sia l'acqua, sia l'aria, sia la terra, sia il fuoco. Quindi conosce in maniera equilibrata, nella maniera possibile, nella maniera migliore possibile, e quindi conoscerà in maniera razionale, autocosciente, avendo un pensiero logico, ok? Un pensiero, una coscienza. È chiaro. Magari invece un animale conosce meno le cose perché non so, avrà invece un esempio campato in aria, anche questo, invece del 25% terra, 30% terra e invece 20% fuoco o 20% aria. Questa, capite, questa composizione squilibrata degli elementi farà sì che il cuore di un animale, il pensiero di un animale, la coscienza di un animale non sarà una coscienza razionale, come quella dell'uomo, e quindi comprenderà le cose in maniera peggiore, conosce, capite, conosce in maniera squilibrata, non ha una razionalità e così via. Per quanto riguarda gli enti inanimati, capite, negli enti inanimati la sproporzione dei rapporti tra i quattro elementi è a tal punto grande che gli enti appunto non avranno un automovimento, un'autocoscienza, appunto sono inanimati, non sono biologici, non conoscono niente perché questi quattro costituenti, a differenza del cuore, capite? Quindi il cuore, il pensiero umano, è l'ente più perfetto di tutto, di tutti, perché è costituito, è l'unico ente costituito dalla stessa percentuale di acqua, aria, terra e fuoco. Man mano le percentuali sono più sballate, sono
sono più sballate, minore è la capacità di conoscere, di pensare. Quando le percentuali sono molto divaricate tra un elemento e l'altro, non si avrà neanche pensiero, non si avrà neanche coscienza, come avviene per gli elementi minerali, gli elementi non biologici, chiaro? Quindi sembrerebbe proprio che anche il pensiero, vedete, la conoscenza umana sia caratterizzata in maniera assolutamente materialistica, perché la stessa esistenza del pensiero, che cos'è? Non è altro che l'espressione di un ente materiale, il cuore, che è fatto degli stessi elementi materiali rispetto a qualunque altro oggetto dell'universo, semplicemente che nel cuore umano è costituito da una proporzione, ben fatta, equilibrata tra i quattro elementi. Eppure il pensiero di Empedocle, che sembrerebbe materialistico, in realtà non lo è, se noi andiamo a vedere un'altra opera. L'opera che, come al solito, come altri filosofi, viene intitolata Sulla natura, sembrerebbe dare un'interpretazione materialistica della natura. Questa è la filosofia naturale di Empedocle, quella che vi ho detto finora, però Empedocle scrive anche un'altra opera, i Katharmoi, ovvero le purificazioni, sulle purificazioni, in cui abbiamo un Empedocle che sembra completamente diverso. Tant'è vero che alcuni interpreti hanno sostenuto che non si tratti della stessa persona, perché nelle purificazioni noi abbiamo una dottrina che è una dottrina di tipo magico, che è una dottrina di tipo molto diverso rispetto a quella espressa nell'opera Sulla natura, in cui lo stesso Empedocle si presenta come un mago, un taumaturgo, un guaritore, d'accordo? Uno che aveva poteri soprannaturali. Uno che spiega molte cose, adesso vedremo quali, attraverso riti religiosi, attraverso concezioni, attraverso visioni che sono esoteriche, che sono di stampo mistico-religioso, simili, ricordate, simili a chi? Simili a quali? Simili all'orfismo e al pitagorismo, ve lo ricordate? E quindi sembrerebbe un Empedocle molto diverso, non materialista, ma al contrario, un Empedocle che ci propone delle teorie di stampo mistico-religioso. Secondo molti interpreti, la contraddizione è apparente, non esistono due Empedocle, d'accordo? Perché già nella filosofia naturale che vi ho spiegato finora abbiamo una sorta di divinizzazione dell'amore e dell'odio, abbiamo visto principi non meccanici, però insomma la contraddizione rimane. D'altra parte, se vediamo anche le notizie biografiche di Empedocle, vediamo un attimo chi è, dove ha vissuto. Viene fuori un personaggio che è un personaggio molto particolare, allo stesso tempo, appunto, taumaturgo, non è solo un filosofo, ma un medico, un taumaturgo, uno che segue delle teorie religiose e così via, una sorta di oracolo, di personaggio in comunicazione con gli dèi, ok? Che ha poteri paranormali. Sacerdote, medico, guaritore e così via. Lui nasce, abbiamo detto, lui vive ad Agrigento dal 484 fino al 424, dicono le fonti, avanti Cristo. Vedete che questi filosofi, lo vedremo ancora meglio con i successivi pluralisti Anassagora e Democrito, non sono per niente presocratici, perché vivono proprio nel pieno V secolo, la stessa epoca di Socrate. Democrito, vedremo, è anche più giovane di Socrate, quindi abbiamo fatto bene a chiamarli presofisti, perché sono contemporanei di Socrate. Ormai siamo arrivati a dei pensatori che vivono nel pieno V secolo, d'accordo? Come Socrate.
484, 481 avanti Cristo, 424 oppure dal 424 a 421, capite perché c'è un arco temporale di 4 anni in entrambi i casi, perché le fonti indicano l'Olimpiade, no? Indicano il quadriennio di una certa Olimpiade che si svolgevano come oggi ogni 4 anni. E quindi lui vive ad Agrigento. Agrigento è una città che gode di grande splendore, come tante altre città siciliane all'epoca, dopo la battaglia vinta contro i cartaginesi ad Imera. Molte delle città siciliane hanno sconfitto i cartaginesi e entrano in un'epoca splendida, in un'epoca di grande ricchezza, di grande fioritura anche culturale, d'accordo? Sotto dei tiranni che però sono dei tiranni illuminati che agiscono con il consenso del popolo, d'accordo? Con il consenso del popolo, come appunto il tiranno di Agrigento Terone. E poi anche altri che verranno, d'accordo, che verranno dopo di lui, che verranno dopo di lui. Tuttavia, questa fioritura delle città della Magna, scusate, non della Magna Grecia, della Sicilia, ha molti elementi contraddittori, perché poi in realtà le varie città della Sicilia iniziano a combattersi tra di loro e iniziano a subire anche dei rivolgimenti, delle guerre civili, degli scontri al loro interno. Questo è proprio il caso di Agrigento, in cui la tirannide del figlio di Terone, del successore di Terone, viene spezzata. Viene instaurata la democrazia. Attenzione, Empedocle, pur essendo di famiglia aristocratica, aderisce alla democrazia in maniera molto molto forte. Lui fa politica, arriva addirittura a vietare un certo tipo di sepolture. Di sepolture troppo sfarzose, d'accordo? A frustrare i comportamenti troppo lussuosi, troppo vanagloriosi dei suoi concittadini. Quindi, insomma, un po' un moralista, d'accordo? Che cercò di imporre tutta una serie di divieti nei confronti delle spese, del lusso, dello sfarzo e così via. Anche se la sua famiglia era di opinione diversa, aristocratica, lui si impegnò per la democrazia. Quindi abbiamo un personaggio democratico, a differenza, ricordate, degli aristocratici, Eraclito, Parmenide e così via. Tuttavia, a un certo punto, le lotte di fazione fanno sì che gli aristocratici riescano a scacciarlo in esilio. Quindi noi non sappiamo dove sia morto Empedocle. Alcuni dicono che sia morto nel Peloponneso, altri dicono che sia morto, si sia morto gettandosi nell'Etna, suicidandosi nell'Etna, nel vulcano Etna in eruzione. Questo è un aneddoto molto singolare. Secondo cui Empedocle, volendo far credere di essere un immortale, lui aveva raccontato a tutti che non sarebbe morto, sarebbe salito al cielo, sarebbe stato assunto al cielo insieme agli dèi. Cosa fa? Decide, capite, di uccidersi senza far ritrovare il suo corpo, in modo tale che tutti credano che davvero sia andato in cielo con gli dèi, non sia veramente morto. Allora che fa? Si getta nel cratere dell'Etna in eruzione, nelle fiamme del vulcano. Quale miglior sistema per non far ritrovare il proprio corpo? Secondo la leggenda, però, lui si getta, ma uno dei suoi sandali, capite, nel gettarsi, si stacca dal piede, resta lì sulla bocca del vulcano, viene ritrovato e insomma viene in questo modo scoperto, sbugiardato Empedocle, viene ritrovato il suo sandalo. Tutti capiscono che lui si è gettato nel vulcano. Secondo un'altra versione, un'altra versione che ride proprio a questo gesto, lui si sarebbe buttato nel vulcano con entrambi i sandali, ma dopo qualche secondo il vulcano avrebbe sputato fuori, capite? Avrebbe eruttato uno dei suoi sandali che venne in questo modo ritrovato. L'aneddoto magari sarà falso, ma ci dice appunto come Empedocle veniva percepito dai suoi contemporanei o perlomeno da quelli che erano venuti dopo di lui.
lui, appunto come un personaggio che si atteggiava a semidio, a una persona che aveva poteri paranormali, sovrannaturali, diceva di poter guarire miracolosamente. Un altro aneddoto dice che lui avrebbe riportato in vita una donna morta oppure apparentemente morta dopo molti giorni in cui a questa donna non batteva il cuore e mancava di respiro, quindi era morta, no? Da giorni e giorni, però in realtà Empedocle l'avrebbe con il suo tocco taumaturgico riportata alla vita. Quindi abbiamo appunto informazioni sulla vita di Empedocle che lo descrivono proprio come un personaggio esoterico, come una specie di sacerdote, di guaritore, di mago, che è insomma una visione contrastante rispetto a quello che lui scrive nel poema sulla natura. Lui sicuramente fa parte della scuola medica siciliana che ha avuto tanti altri esponenti importanti, quindi è importante Empedocle anche dal punto di vista della storia della medicina. Quindi si atteggiava a profeta, a semidio, a guaritore. Questo è evidente appunto dall'opera Purificazioni. Cosa dice l'opera Le Purificazioni? Delle cose molto molto simili a quelle che abbiamo visto riguardo la teoria della metempsicosi, vi ricordate, dei pitagorici. Nelle Purificazioni, a differenza di quello che c'è scritto nell'opera sulla natura, sembrerebbe non essere descritto un monismo materialistico, ma una visione dualistica, in cui da una parte c'è un cielo beato, superiore e nobile rispetto alla terra, che è un luogo di sofferenza e di espiazione. La terra viene vista come una caverna. Ovviamente l'immagine del mondo sensibile come una caverna sarà ripresa, tutti lo sanno, da Platone. E in questo cielo beato ci sono delle anime che Empedocle chiama demoni. Non vi preoccupate, era normale chiamare demone una divinità, non è qualcosa di negativo come nella nostra, magari nella nostra visione. Anche vedremo che anche Socrate chiama la propria divinità interiore il mio demone. Allora, ci sono dei demoni in questo cielo beato che a causa di una colpa, ricordate, molto simile alla dottrina pitagorica, precipitano nella nostra terra, nel mondo sensibile, nel mondo corrotto della materia. Nel mondo della sofferenza, della malattia, dell'invecchiamento, della morte, d'accordo, delle privazioni, è questa, questi demoni, che rappresentano ovviamente le anime, devono soffrire, espiare, subire le malattie, subire tutti i tormenti che, il corpo fa subire loro, essendo questi demoni prigionieri del corpo. Esattamente come nel pitagorismo, alla morte di ogni corpo, l'anima si trasferisce in un altro corpo, cioè reincarnazione o metempsicosi, dopo 30.000 ore, che in realtà non si capisce bene, alcuni interpreti dicono non sono 30.000 ore, sono 30.000 stagioni, altri interpreti dicono addirittura 30.000 anni, con un processo di purificazione, di espansione, di purificazione, di espiazione, il demone, l'anima riuscirà a staccarsi da questi cicli corporei e a tornare nel cielo, nel mondo beato da cui è precipitato. Grazie a cosa? Grazie a una serie di riti magici, di riti misterici, di riti religiosi, di riti purificatori che lo stesso Empedocle, atteggiandosi a profeta, a sacerdote, a mago, elenca, d'accordo? Quindi abbiamo una teoria all'interno dell'opera Le Purificazioni che sembra molto molto diversa rispetto alla teoria naturalistica, materialistica che abbiamo visto per prima nell'opera sulla natura, e quindi abbiamo questa contraddizione in Empedocle. Secondo alcuni critici,
sarebbe una contraddizione soltanto apparente e si potrebbero conciliare, come dire, le sue teorie. Tuttavia, ognuno può studiare, può approfondire, può pensare quello che vuole di Empedocle. Purtroppo di lui ci restano pochi frammenti. È molto difficile ricostruire il pensiero di questi presofisti, di questi primi filosofi arcaici, di cui ci restano davvero pochi frammenti, spesso tramandatici da fonti, da scrittori che sono molto molto posteriori a loro, a volte che vengono secoli dopo. Comunque io vi ho spiegato le dottrine di Empedocle, diciamo il primo di questi pluralisti. Continuate a seguirmi nelle prossime lezioni, parliamo di Anassagora e di Democrito e ci vorrà un po' più di tempo per spiegare, sono un po' più lunghi, un po' più di tempo per spiegare le dottrine di Anassagora e di Democrito, però anche questa lezione su Empedocle, durata addirittura un'ora, un po' troppo, non fa niente. Ci vediamo la prossima volta, per ora arrivederci, grazie.